Chi lo vince, è difficile, Senti, però questo sicuramente Vlahovic sono. ti piace? Sì, mi piace, è molto forte, ha delle ottime qualità, è forte in salita, è forte a cronometro. Sicuramente, forse lui oggi, per quello che ho fatto vedere, è quello che vincerà il giro. Però sono in tre, da questi tre sicuramente non si scappa, quindi Rodric, Yates e Nibali. Adesso è così un po' di anni così, non solo per questa regione, ma per l'Italia in generale, perché comunque il ciclismo è cambiato, perché comunque è tutto molto più internazionalizzato. Però in Abruzzo abbiamo Ciccone, dai, io sono fiducioso in Giulio, cioè Giulio fra qualche anno In questi studi qualche tempo fa forse avevi vincere un detto giro è il corridore che mi esagerato. assomiglia di più. Forse vincere un giro è esagerato, perché poi si vedrà strada facendo, però lì per lottare ci starà, io lo vedo bene. Innanzitutto dobbiamo aspettare le Dolomiti, perché il giro si vince lì come sempre. E come esperienza Nibali, se mettiamo l'esperienza Nibali non sbaglia un colpo, perché a 34 anni il giro lo vince lui, nel senso che con l'esperienza il giro lo vince lui. E con grandi motivazioni pure, E Dani. poi è arrivato bene, quindi è in crescita, quindi ha tutte le possibilità di vincerlo. Come forza il giro lo vince quello che è dietro di te, Adam Yates, perché oltre alla forza quest'anno ha un anno in più di esperienza, quindi ha il mio 2005 che lui l'ha passato l'anno scorso, ma quest'anno ha il mio 2007. Quindi. E poi abbiamo il giovane, che è Rodric, che è quello che può far saltare il banco perché è forte. E quindi questi tre si giocano in giro. Volevo chiedere a Stefano Garzelli se c'è un aneddoto, un ricordo, una battaglia, un duello con Danilo Di Luca che ricorda con Più di particolare. uno. Più di uno, aggiunge Uno lui. solo ne vuoi? Ma quello bellissimo, che indimenticabile, con l'arrivo al Blockhaus quando vinse Pellizzotti, io arrivai secondo e Danilo terzo, ci fu qualche fischio di troppo, però sono tempi passati. Con Danilo abbiamo passato siamo stati compagni di squadra più di una volta, tante battaglie, tante volate vinte soprattutto da lui nei miei confronti, però anche io pochi, molto pochi, qualcuno l'ho battuto, uno tra l'altro, questa sul Blockhaus, Era che arrabbiato? niente, abbiamo sicuramente tanti bellissimi ricordi. Lui, no, lui non era arrabbiato, era arrabbiato il pubblico, lui alla fine tanto, anzi gli avevo fatto un favore perché gli avevo tolto gli abboni a Mencio, quindi però È vero, è vero. sono aneddoti del ciclismo, di quello che abbiamo avuto, abbiamo vissuto, fianco a fianco, gomito a gomito, abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto con Danilo.